Santa Madre dei Mui Fate, e le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Ha preso il via dalla Basilica Cattedrale ieri sera la Via Crucis cittadina guidata dall'Arcivescovo Luigi Renna. Il percorso si è snodato tra Piazza Duomo e Villa Bellini, attraversando un buon tratto di via Etnea. Quando si attraversa una strada così centrale, ha detto l'arcivescovo, lo si fa non per una dimostrazione di presenza, quasi a dire che i cattolici ci sono, ma per ricordare a noi credenti che siamo chiamati a incontrare quelle stazioni della Via Crucis che in maniera invisibile abitano la nostra città, anzi le nostre città, dato che questa pia pratica la vivremo anche per le strade di altre cittadine e infine il mercoledì sera a San Berillo. E poi la Villa Bellini con la sua bellezza, ma anche con il triste ricordo di uno stupro che accomuna Catania alla storia di altre città nelle quali il vuoto del cuore porta giovani vite a diventare branco da cui guardarsi. Delle ragazze sono state vittima di una follia, la follia del branco. Sono croci che Cristo ha voluto fare sue, e noi non possiamo portare la croce né al collo né metterla nelle nostre case, nei nostri uffici, senza non voler fare queste croci le nostre croci. Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Nel nome del Signore andate in pace. Yeah.